Ciao amici e soprattutto amiche, oggi voglio dedicare questo video a un argomento importantissimo, forse il più importante di tutti. Moltissime donne mi scrivono e mi dicono: Simona, io vorrei mettermi al primo posto nella mia vita e occuparmi di me stessa prima di tutto, ma non ci riesco, come posso fare? E sai cosa rispondo? È che non è possibile perché gli uomini e gli impegni ci rendono la vita impossibile. No, non rispondo questo perché non è così. Rispondo che se poni la domanda sbagliata non potrai mai avere la risposta giusta. Per noi donne, avere cura degli altri non è solo un impegno, è ciò che realizza il nostro animo femminile. Avere cura degli altri, il marito, i figli, i genitori che invecchiano, la casa, il lavoro. Ci piace fare tutto al meglio e ci piace anche avere tutto sotto controllo, abbastanza sotto controllo. Perché a tante cose, se non ci pensiamo noi, chi ci pensa? Fa parte della nostra natura femminile. In realtà facciamo fatica a metterci al primo posto e trascurare gli altri. Allo stesso tempo, però, non va bene metterti all'ultimo posto e trascurare te stessa. Se ti trascuri, non hai forza, non hai energia per avere cura degli altri e fai del male a tutti. Ci sono donne che non hanno il coraggio di avere cura di loro stesse. Ci sono donne che hanno paura di dedicare del tempo di qualità a loro stesse, che non hanno il coraggio di investire sulla loro salute, sul loro benessere, sulla loro bellezza. E sento anche discorsi come questo. Ah, lo so che mi dovrei mettere al primo posto nella mia vita, ma alla fine mi metto sempre all'ultimo. Allora, voglio essere chiara una volta per tutte. Il problema non è mettersi al primo posto o all'ultimo posto, perché non è una gara. Il problema è mettersi nel posto giusto, nel posto giusto. E il discorso è molto semplice: se non hai cura della tua salute fisica, emotiva e spirituale, che è il tuo bene più prezioso, non potrai dare nulla agli altri. Ma scusa Simona, perché questa verità non è acquisita al 100% ormai da tutte le donne? Perché c'è un nemico contro cui dobbiamo combattere. Ah certo, gli uomini. No, non sono gli uomini. Intanto, se volete scoprire di chi o di che cosa stiamo parlando, mettete subito un bel mi piace a questo video e iscrivetevi attivando anche la campanella delle notifiche. Il vero nemico è il nostro senso di colpa. Inutile ma duro a morire senso di colpa. E questo soprattutto per noi donne più mature, fortissimo. Se ti dedichi a te stessa e investi su di te, pensi che stai sottraendo tempo e risorse alla tua famiglia, alla tua casa, al tuo lavoro. Eh già, è proprio così. Sì. Ma la colpa non è tua, è dei messaggi sbagliati, dei messaggi incompleti che riceviamo. Anche quando ci dicono devi metterti al primo posto, quello è un messaggio sbagliato. E i motivi sono tre. Uno, non siamo ragazzine che possono fare solo quello che vogliono e quando vogliono. Due, abbiamo responsabilità nei confronti degli altri, soprattutto in famiglia, ci sono persone che contano su di noi. Tre, come dicevo, siamo il punto di riferimento per tante situazioni intorno a noi e questa è la nostra natura, a cui non vogliamo e non dobbiamo rinunciare. E quindi la cosa giusta da fare è questa: prendi nota, scrivi questo mantra. Devo volere bene a me stessa almeno quanto ne voglio agli altri. Devo dedicare tempo e risorse non solo agli altri, ma anche a me stessa e farmi del bene con equità, nel modo giusto per tutti. Ma poi perché bisogna scegliere o noi o gli altri? O il nostro benessere o gli impegni fuori? Perché quando un uomo pensa a se stesso è normale e quando lo fa una donna è un egoista. Perché investire dei soldi per la tua salute e il tuo benessere è un tabù inaccettabile? Non è che ci limitiamo da sole con delle convinzioni limitanti? Convinzioni limitanti? Ma non bastava già che limito il mio tempo al minimo per me stessa? Succede spesso. Se non dai agli altri il tuo 100%, se non ti sacrifichi per tutto, se non metti le priorità degli altri davanti alle tue, se non ti concedi che le briciole del tempo avanzato dagli altri, allora non ti senti una brava donna, una brava moglie, una brava madre, una brava figlia. È così? Ecco, questa è una credenza limitante e anche del peggior tipo. Quando vai in aereo, per esempio, te lo dicono subito. Se c'è bisogno, prima di aiutare gli altri a mettersi la mascherina dell'ossigeno, mettila a te stessa, altrimenti non puoi aiutare nessuno. I veri eroi fanno così,
si mettono nelle condizioni di poter dare agli altri e non si sentono in colpa e nemmeno egoisti. E ti dirò di più, quando sei una moglie che si cura, una mamma che sta bene ed è contenta, una donna in salute, piena di energia, tutto il tuo ambiente ne trae beneficio, non solo tu. Anzi, diventi un esempio per chi ti vuole bene, che ti apprezza e ti stima ancora di più, anche se magari non ti dà la soddisfazione di dirtelo, ma è così, credimi. Ora ripeti questa frase con me. Io sono la risorsa più importante della mia vita. Se non ho cura della mia salute fisica, emotiva e spirituale, non vivo bene e non ho nulla da dare agli altri. Fatto? Bene! E allora dedicati ogni giorno del tempo per rafforzare il tuo corpo, la tua mente, il tuo spirito. Quando stai bene e non rinunci a te stessa, puoi dare agli altri il meglio di te. Ti sentirai anche molto più realizzata come donna in un modo sano e completo e non più parziale. Quindi amiche, io vi invito a riflettere su questi punti. Fate questo esercizio, prendete un foglio di carta e scrivete come state oggi e come vorreste stare. Quanto tempo dedicate al vostro benessere e quanto ne vorreste o dovreste dedicare? E poi tirate le somme. Se dovete o volete migliorare il vostro livello di salute e di benessere, ma fino adesso vi siete dedicate più agli altri che a voi stesse, adesso sapete cosa fare. E se volete essere seguite da me per farlo insieme, per il vostro peso, la salute naturale, il benessere dell'intestino, la bellezza, posso aiutarvi con un programma efficace che funziona e anche aiutarvi a gestire meglio il tempo per il vostro benessere. Ora amiche, è importantissimo, condividete questo video con le vostre amiche, le vostre mamme, le vostre figlie, sorelle, colleghe, perché ancora tante donne sono bloccate da queste credenze limitanti. Hanno bisogno del vostro aiuto, magari non mi seguono direttamente su YouTube, quindi mandatelo voi questo video. E nei commenti scrivetemi le vostre riflessioni su questo argomento, la vostra esperienza, così poi ci scriviamo un po'. Mi farà piacere rispondere. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, vivi consapevole e vivi meglio con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Ah, certo, gli uomini.